Ciao a tutti amici del blog Letto, Riletto, Recensito. Questa settimana vi parlerò del nuovo libro di Gianfranco Sorge. Dal titolo Squatter. Gianfranco Sorge è un genio, senza dubbio, fuori di dubbio. Non è un esordiente, appunto per tutti questi altri motivi. Non è un presuntuoso, tutt'altro, agli antipodi della presunzione, viene rappresentato quasi come un'anima candida, canterebbe Vasco Rossi, ovviamente della letteratura contemporanea. Platanese, classe 58, questo mi fa piacere perché un concittadino. Oggi parliamo di Squatter, che è da poco negli scaffali delle librerie e delle librerie online, perché ricordiamo che GoWare pubblica e in cartaceo e ha una storia importante con l'editoria online, dove lo stesso Sorge qualche anno fa, con È solo nella tua mente ed è reale, credo fosse il 2015 o 2014, rimase circa 31 settimane in testa nelle classifiche Amazon, cosa non da poco. Possiamo definire la sua fantasia, la sua realtà, la sua ossessione e la sua bellezza. Bellezza, ambienti allo stato brado che nel sottofondo dell'intimo recesso dell'animo sviluppano una umanità, una bellezza dei soggetti che vengono rappresentati, certamente tra i più squallidi, ma sicuramente non per chi scrive, perché li esalta, più che esalta li va a, lo dico sempre in ogni video recensione, sviscerare la bellezza di questi soggetti che all'occhio sociale belli non appaiono, perché osserva meglio la società. Cos'è Squatter? Una chimera, un riscatto, una meraviglia, ma non per piagnucoloni sociali, tutt'altro, per soggetti che appaiono interessanti, anche violenti, ma per difendersi o sottomessi, che per paradosso si difendono dal peggio che incombe, nonostante il peggio sembrerebbero essere loro. L'interesse ontologico per il misticismo in questo ultimo libro, con la figura di Luna, la bellezza della Luna, dell'anarchico libertario, il senso di comando che vi è fra anarchici e squatter, più altro che libertà, ma la libertà se la sognano. Ecco, la sottomissione alla figura della donna. Mi piace Gianfranco Sorge per questo motivo, con delicatezza non fa il radical chic di sto cazzo, bensì fa la persona che osserva e verifica tutto ciò che è di mezzo. Luna è una donna modello che in molti vorremmo e vogliamo incontrare, ma sempre, 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 perché magari poi ci sono altri aspetti della femminilità. Una donna sempre scopata, che è vittima, ma in verità è scopata, ma ha la voglia di scopare ce l'ha. Certa di essere una aliena, quindi perciò qualche disturbo sempre va ad inserirlo Gianfranco, che è uno psichiatra e un igienista mentale. Risale la china, questa Luna, del nefetore di una mansarda cesso, il luogo perfetto per lei, dove la relegano, la piazzano lì i compagni che hanno occupato con lei. Perché? Perché lei non vuole sottomettersi al pisello del capo dello squat dove vivono, quindi viene tenuta nella camera cesso, e dove tutti gli altri, da bravi squat e anarchici liberi e di difesa, invece vanno a pisciare in quel cesso, la maltrattano, la umiliano. Però in questa umiliazione c'è di fatto che lei cerca sempre l'approccio, la vicinanza attraverso una fellazio, attraverso una sessualità. Libro direi coinvolgente, ma anche sconvolgente, con la rimessa tra parentesi, come tanti libri di Gianfranco, che stavolta questo merita la lode. Dopo libri citati, che non sono stati citati tutti quanti prima, ma sono state citate le case editrici, no? Profondità primitive, oppure Spirali di buio, È solo nella tua mente del reale, questo qui l'ho citato, Breakdown e quant'altro che io non riconosco, penso che sia arrivato il grande momento di è che lo strega non è solo un liquore o una figura mitologica,
ma è qualcosa che può accogliere questo autore. Aprite i vostri occhi, o alieni come Luna che leggete. Ciao a tutti, da Salvatore Massimo Fazio, del blog Letto, Riletto, Recensito. Ciao.